Il mio mestiere è quello di fare il design dei processi. Quello che avverto è una necessità di creare un ambiente, e questo è molto Creative Mornings, in cui le persone riescano, gestendo i conflitti, a capire quali sono gli elementi in ballo e a riuscire a coprogettare, quindi darsi degli obiettivi comuni e una serie di azioni da fare. E quindi sì, diciamo, quello che faccio nella vita è fare il consulente per organizzazioni private e organizzazioni pubbliche, però sempre con questo intento. Cioè, il mio scopo è cercare di far dialogare le persone per arrivare a un obiettivo comune. Creative Mornings nasce negli Stati Uniti, a New York, nel 2008. L'intento è quello di creare una comunità all'interno di una città che crei degli eventi dove c'è una colazione, un intervento principale di una persona scelta su un tema. E l'evento è gratuito e l'obiettivo è quello di mettere insieme persone, connetterle. L'inizio del manifesto di Creative Mornings è proprio: tutti quanti sono creativi. Per essere creativi serve duro lavoro, coraggio e bisogna avere la capacità di esporsi. E tutti sono i benvenuti, tutte e tutti. Quindi non si parla solo di grafica, non si parla solo di web designer, creatività in generale. I capitoli Creative Mornings organizzano una Creative Morning ogni mese, perché il tema è uno, quindi si fa un appuntamento. Creative Mornings, la cosa anche interessante è che ogni mese affronta un tema. Per ogni tema, ogni capitolo trova la sua declinazione e cerca un relatore o una relatrice. Creative Mornings Ancona nasce 3 anni fa da un'intuizione. Eravamo quattro colleghi appassionate di rigenerazione urbana, di creatività, di progetti interessanti in generale. Noi abbiamo promesso una grande comunità ed effettivamente è successo, perché nella comunità di Creative Mornings Ancona ci sono persone dai 20 ai 70 anni, appunto everyone is creative and everyone is welcome. L'abbiamo fatto perché ci mancava qualcosa, volevamo impegnarci in un progetto creativo che mettesse insieme le persone. Questa era la parte di Creative Mornings che ci interessava, cioè utilizzare spazi, e noi l'abbiamo un po' piratato, il format di Creative Mornings, per andare a scoprire, scovare e costringerci ad aprire spazi che in realtà le persone non avrebbero mai visitato. Il fatto di aver continuato a fare Creative Mornings ogni mese per 3 anni ha consentito anche alla community, alla comunità di crescere, ma devo dire che fin da subito abbiamo avuto una notevole partecipazione che era limitata solo dallo spazio. Abbiamo avuto sempre in media tra le 60, 50, 60, 70, 80 persone. Via web più o meno simile. In questi mesi pandemici, quando da fisico è diventato un evento virtuale, ci vedevamo in una piattaforma Zoom. Il pubblico si divide. C'è uno zoccolo duro che viene sempre comunque, a prescindere dal tema, e altri che vengono invece perché c'è un interesse specifico nel tema. Il nostro capitolo vede un pubblico molto eterogeneo, dai ventenni e ventenni, studenti, studentesse, fino ai settantenni, settantacinquenni, pensionati. Le professioni sono le più variegate, quindi ci sono negozianti, ci sono amministratori pubblici, ci sono dipendenti, ci sono imprenditori, quindi veramente arrivano da dovunque. La gratitudine che arriva più spesso nei confronti degli eventi e del nostro lavoro con Creative Mornings viene proprio dallo stare insieme, di avere la possibilità di parlare con persone che prima non si conoscevano e sfruttare il tema del mese per confrontarsi. Alle persone piace questo, piace avere l'opportunità di confrontarsi. Quello che si viene naturalmente a creare è che persone che hanno voglia di contaminarsi, di creare, di co-creare,
di curiosare, di imparare qualcosa di nuovo, vengono in contatto. Hanno cominciato ad aggregarsi intorno a un'idea. Questa idea poi si è moltiplicata per partenogenesi. È una massa di materia che si aggrega, crea degli ecosistemi, gli ecosistemi a loro volta producono qualcosa. Siamo al di fuori dell'ego, siamo veramente per una contaminazione, per creare qualcosa di nuovo. E l'obiettivo è anche la curiosità, quello che ho riscontrato almeno è il gusto delle persone di stare, parlare e imparare. L'Italia che cambia per me è un progetto collettivo, conscio e inconscio. È un cambiamento che io mi auspico verso un benessere, un riconoscersi nel rispetto di tutte e di tutti, riuscire ad evolverci, finalmente diventare una specie piacevole che fa del bene a noi stessi e fa del bene all'ecosistema. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.